No, guarda quando. Aspetta, eh. Guarda quando mette a posto l'arco. È un robot, è un cazzo di robot, guarda. Guarda come meccanica. Non si muove, non batte ciglio. Signori, ben ritrovati sul nostro Tomb Raider, edizione definitiva. Siamo a livello difficile, come al solito, continuiamo qua. Avevamo visto che ci serve la pickaxe un po' più performante. Ho un brutto presentimento. Oddio! Come in Battlefront? Ho un brutto presentimento. Arrivo, arrivo, accendo la torcia. La fiaccola, via. Chiamiamola col suo nome. Signore, continuiamo un po' che. Ehi, quanta bella robina. Che c'ho voglia di giocare un po' con la retta. Oddio, no, non me la spegnere. Ecco, porca troia. Vabbè, dopo la riaccendo. Un altro santuario. Che A chi bello c'è. sarà dedicato? A Nino d'Angelo. C'è un'altra tomba. Le tombe erano belle. Nuova. Non. Beh, certo, nei vecchi Tomb Raider era proprio incentrato solo su quello, certo. Queste invece sono un po' più. Mi ricordano un po' più. Le tombe di Assassin's Creed 2. Oh, ciao. Ah, frecce, bene. Bene, bene, bene. Mi dai anche questo? Gli attori no muovevano la testa in modo che le maschere di legno assumessero espressioni diverse. Vediamo cosa dice. C'è qualcosa sicuro. No? Eh no, ma si vede che questa non ha nulla. Può darsi, eh. L'altra aveva vibrato quando la muovevo perché c'era un indizio in più. È bello nel senso che. Cazzo. No, 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 no. No, cazzo, l'ho schiacciato, ma. Vaffanculo. Porca troia. Ho fatto il quicco? Ho fatto il quicco, ragazzi. Comincia benissimo. Andiamo molto bene, però io voglio. La fiaccola. Ok, no, cazzo, c'è un altro. No, stronzo. No, non mi togliere la visuale così Devi tanto avvertirmi quando dei lupi, uccido. Whitman. Esatto, Whitman di merda. Infatti c'hai la faccia che non mi piace. Sinceramente non mi ricordo benissimo. Ok, signore, sì, ripeto, magari chi comincia a vedere la serie da qui. Non mi ricordo benissimo le vicende. Però quel Whitman lì mi puzzava. Cioè mi puzza adesso, mi Quante puzzava ali già che si dà! all'epoca appena giocai il Whitman ha gioco. fatto una scenata isterica durante le riprese di quello spezzone. Dovrebbe star zitto e aiutarci, invece, visto che il suo contributo scientifico alla spedizione è C'è praticamente praticamente nullo. nullo. Forse si calmerà quando troveremo Yamatai e inizieremo a girare sul serio. È un rompiballe patentato, ma credo sappia fare il suo mestiere. Io devo mantenere la calma e fare il mio. Lara non lo sa, ma l'ho ripresa di nascosto. Videoporno. Voglio che abbia il riconoscimento che si merita, senza contare che è molto telegenica. Beh, crepi, è troppo bella. Credo sia un talento naturale, uno dei tanti che ha. Whitman creperà di invidia, ma lo scoprirà solo al nostro ritorno, quando il film sarà proiettato ai maggiori festival internazionali. Vabbè, certo che se cominciamo così, per forza, cioè, i cazzi girati, quel faccione. Dai, andiamo un po' avanti. Ho trovato un altro scrignetto, guarda che bello. Sono andato anche su di Una livello, maschera sono tipica del felice. teatro no giapponese. Credo rappresenti un oni, un demone. Yes. Ah, guarda. Oddio, C'è anche il prezzo. è un Sembra che sia un falso. falso. 49,99. Cazzo l'ha presa. Da GameStop. Tomba segreta vicino. Lara è in crisi. Mi sforzerò di sollevarla. Sollevarle il morale. Anche se io stessa sono molto dubbiosa riguardo a questa spedizione. Ho le palpitazioni, lo stomaco in subbuglio. La nausea aumenta man mano che ci avviciniamo al triangolo del drago. Ma non è come avere l'ansia prima di un esame importante.
Che mi prende? Dovrei essere entusiasta. Questo viaggio promette grandi cose. Devo pensare positivo. Passerò da Lara a chiederle di farsi un drink insieme a me. Ah, beh, a posto, affoghiamo tutto nell'alcol. E via, via le preoccupazioni. E sono buono anch'io. Allora, ragazzi, andiamo a farci la tomba. Ma chi se ne frega, andiamo a vederla subito, dai. Accendi tutto. Fuori c'è pieno di lupi, poi andiamo avanti dopo. Diamo un occhio a questa tombina. Insomma, Tomb Raider. Madonna, che piedi, Lara. Cioè, piedi e mani da uomo. No, non voglio spegnere la fiaccola. È un elmetto da guerra. Tiene le braccia. Allora, vado, ciao, vado. Lanterne di vetro, spegne per romperle e piccare fuoco. Dai, che bello! Bam. Accendi la fiaccola intanto, dai! No! Basta! Bruttino il fuoco, eh! Tomba dell'avventuriero! Uè, Indiana Jones! Bellissimo! Bello! Facciamo un po' di radar. Me piazza, to. Ok, solita storia. Potrei usarla come rampa. Se avessi un quad, ad esempio. Oh, affogare. Ah, qua si poteva fare issa, esatto. Oh, ma no. Ma scusa, ma... Ah, beh, no, ma perché qua è chiuso. No, corrono strumenti. No, allora dobbiamo prima farci bene dei giretti qua fuori, capire cosa ci manca. Incendi qualsivoglia e quello lì, ah cazzo, lì avevo sbloccato la cosa ma è incastrato quel bracciere là. Aspetta, allora sì, l'ho capito, non darmelo, prova così, esatto, bella. Ma che bello, splash. E vabbè, la Madonna si smonta come un Lego. Ok. Devo trovare il modo di alzarla di più. Ok. Ah, le lancio? Bella, 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 bella. Allora. Qua. Vediamo se funziona. Un ultimo sforzo. Davvero? E dove? Come si arrampica bene, eh? La mia Larini. Come sei brava. Ah, ok, quindi si impenna ancora di più. Poche parole. Oppala. Dov'è però? Ah, qua sotto, Cristo santo. Vabbè, ma basta far così qua. Ma che bello. Non lo so, effettivamente. Aia, in fronte. Ma non c'è niente da poter prendere qui, no. Ah, l'altra Eccoci al lanterna coperto. qua. L'altra lanterna era qui. Prendiamola. No! Ma dai! Bello.
Ma dai, che cazzata, cioè, non fai questo saltino con la lanterna in mano, la Rini. Oh, sto qua come è morto male. Che roba. Allora, niente, facciamo un po' di carambola qui. Boh, provo così. Sì, ha funzionato. Funziona. Che fico. Ok. Eccoci qua. Yes. Bella Lara. Issa. L'hai trovato? Mi dai un pezzo. E se lo metti in tasca? Non l'ho visto. Tomba saccheggiata. Punto di partenza. Un obiettivo. Materiali. E tanta bella roba, sono felice. Sono anche prafo che ce l'ho fatta. Però là mi serve qualcosa per aprire quella porta in fondo. Cos'è? 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 X. Ah. Va bene. Dovrò ricordarmi di tornare a fare un salto quando avrò l'attrezzo. Forse sarà la piccozza anche lì. No, perché la piccozza me lo segnava forse. Non lo so. Pieno di lupi bastardi in questa zona. No, ancora. No! No, no, no. Wow, wow. No, 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 scusa. Ma sei scemo, torno indietro. No, allora, cretino. Ma non è morto. Quello là sì, in testa, eh. Headshot, bitch. Belli morti. No, basta però. No. Bastardo, stavolta ti ho inchiappettato. No, altri due sono. Cristo. Frecce, frecce, rotola. Rotola come in Dark Souls. Però siete un po' stronzi. Aiuto. Frecce. Eccole. Via, via, via. No, merda. Testa di merda di un lupo, se mi fai morire per colpa del quicco mi incazzo, eh. Scontiamo via. Volevo saccheggiare i corpi. Cioè saccheggiare. Sbudellarli. No, 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 ma no, sei un coglione. Sei un lupo brutto. Pam! No, dai, in testa, t'ho preso. Oddio. C'è ancora le frecce piantate, lupo maledetto. Sembri un orso più che un lupo, eh. Ma non t'ho preso. Inizio a starmi un po' sulla minchia, lupini. Lupo dei lupis qua. Anche perché siamo su difficile, signori. Questi qua secondo me shottano, se sbagli il quicco. Ah, c'è roba. Voglio la roba. La roba fat, voglio. Queste le voglio ad esempio. Tutti sti lupazzi. Devo dispensare frecce come Legolas. Chi è che affascinante? Ah sì, il coglione che ha visto le iscrizioni. Qua mi serve ancora Johnny Piccozza. No, dopo, dopo andiamo a sentire quel coglione là perché. Pensavo di doverlo accendere il falò, ma sono. Sono cose che non servono in Davvero questo gioco. incredibile. Li conosco. Sono simboli rituali. La figura femminile mi colpisce molto. Mica la principessa quella là? È stata realizzata di recente. Di sicuro dagli isolani, che a giudicare dai relitti sono giunti qui come noi, naufragando. Straordinario. Che Speriamo di non diventare assassini doppiaggio. come loro. Prova ad azionare quell'altro. Prova. Ma io. Manca la maniglia. No, brava. Insieme. Che almeno mi fai andare a cercare una maniglia. Un pezzo di Merda. legno. Niente da fare. Devo trovare qualcosa di più robusto per girare. Qui No, ok, intorno me ci lo fa sarà cercare a qualcosa di posto. utile. Incredibile.
Incredibile. È bellissimo. E ora sto parlando perché doppio bene bene. Istinto di sopravvivenza. Oh, che bello. Cosa devo fare a questo? Perché me lo segna? Lo devo... Sì! Sacrilegio! Amaterasu! Sacrilegio, devo trovare tutte le... i medagliozzi. Amaterasu era in Okami, che bello che era Okami, porco cane. Facessero un bello Okami. Pensaci, tesoro. Pensaci bene. No, leggo io. Pensaci bene prima di firmare quelle carte. Ho investito tutto in questa spedizione. Ti assicuro che ci renderà 10 volte tanto. Ma se divorzi adesso non vedrai un centesimo. Oh, che bello. Chi è il biondo? Whitman, per forza. Ci siamo conosciuti quando non ero ancora nessuno. Sai quali sono le mie potenzialità? Non ho perso il tocco magico. È solo una fase di difficoltà, capisci? Qui c'è in ballo qualcosa di grosso. Ti ricordi di Lara, quella mia giovane allieva? Ha molti materiali a sostegno delle sue teorie, ma di sicuro non la mia esperienza. Sarà il mio nome a entrare negli annali dell'archeologia. Il mio volto a campeggiare su quelle prime pagine. Ti giuro che sarà così. Se davvero vuoi lasciarmi, non te lo impedirò. Però ti prego, dammi tempo. Un eventuale divorzio sarebbe un danno alla mia immagine. Cerca di capirmi. Ah, te la fa culo la tua immagine di merda. Coglione. Lara, già trovando una cosa del genere dovresti un po' intuire. Dagli fuoco e boh. Basta! Ok. Porca puttana! Lasciami stare, lupo! Merda! Dio santo! Mi sono agguerriti! Caccia grossa! Un trofeo! Grazie! Usare i materiali raccolti per potenziare armi, attrezzature e meno attrezzature. Siamo noi che ci craftiamo la nuova picozza, è vero? Picozza da scasso. Ulla, va bene. Rinforzo. Quindi è a posto, giusto? Benissimo. Intanto che siamo qui, va bene. Mi fai vedere sopravvivenza, potenziamenti, arco. L'arco adesso lo stiamo usando, Quindi io direi che dargli una messa a posto potrebbe essere interessante. Cos'è? Trova due componenti di quest'arma per sbloccare un nuovo modello. Questo cosa mi fa? Struttura rinforzata, aumenta la tensione massima e i danni. Ah, ok. Cadenza di fuoco. Aumentiamo. Costa 200, raga. No dai, aspetta un attimo, voglio risparmio. Ma perché sono così in sti giochi? Ma perché? Perché sono tirchio? Poi muoio. Non lo so, raga, siete anche voi così? Quei giochi voi vi tenete la roba, poi finite il gioco con 8000 cose, non l'avete neanche usate solo perché siete tirchi. Qua cosa c'è? Cosa devo fare? Ah, ne ho uno, quindi se vado qui in abilità. Mano ferma. Frecce micidiali, capienza superiore, un uso accorto di tasche sacche consente di sfruttare più munizioni. Anche questo non mi dispiace. Però mano ferma. No, ho sbagliato, non è quello che pensavo io. Va bene per lo stealth. Vabbè, dai, ci servirà. Tanto poi bene o male, se non ricordo male, ero arrivato a farle quasi tutte io. Magari mi sbaglio. Vabbè. Allora, vediamo se adesso posso scassinare. No, dai, ti prego. Devo pigiare, sì. Vai. Oh, 50 materiali. Bene, adesso mi vado. Apriamo qui, poi dopo off screen magari vado. Proviamo ad aprirlo? Sì. Proviamoci. Vado a recuperarmi quelle altre casse che avevamo lasciato indietro. Signori cari. No, 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 ho sbagliato, scusa, no. Aspetta. Non è che la perdo, se entro. Non voglio rischiare, signori. No, ragazzi, mi spiace, ho ricaricato. È una cosa lecitissima. Sì, affare in culo, eh. Magari mi perdo la possibilità di aprirle. Poi non trovi niente, solo materiale, ma il materiale serve.
Ma... Ok, non mi ricordo se ce ne fosse stata più di una di casse, ma intanto abbiamo recuperato quella. Dopo magari, secondo me, si porterà a tornare. Considerata l'epoca dei simboli, potrebbe essere la regina del sole. Imiko? Adesso inizia a parlare come Sam Whitman. No, Imiko era. Cioè sia... È fuori dubbio che detenesse un grande potere. Sciamanico per alcuni. Non laggare. Tutte le donne potenti prima o poi vengono accusate di stregoneria. Ecco. Non scarterei alcune ipotesi, per quanto irrazionale. C'è Imiko e Materaso. Hanno ancora molto da imparare sul mondo. Ora parli come mio padre. Ci aspettano scoperte eccezionali. Se riusciremo a raccontarle. Questa è un'isola ricca di storia. Occhio storia. Che ti brucio. Io ho sempre dei dubbi riguardo la ferita di Lara, eh? Ok, non avrà colpito organi, però zio canta. Chissà cos'altro scopriremo. Un ferro che ti trapassa da parte a parte, secondo me, un po' ti dà da fare, anche solo per le infezioni. Ehi, Miko! Ehi, Mika! Guarda, la ciotola, le candele, perché continuano a venerarla? Le fresche, doveva frasche. Far parte di Yamatai. Avevi ragione, Lara. Il regno perduto. È come trovare Atlantide. Dio santo, si fa cagare il doppiaggio di Whitman. Madonna. No, questa è una miniera d'oro. Venite, presto. I vostri amici stanno male. Già, forse a causa loro. Indietro. Non c'è da fidarsi. Sei ancora armato. Dammela me, va. Non voglio guai. No. Vi no. seguiremo. No. Ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo. Che stai facendo? Taci. Ci no! penso io. No! Ah! No! No! Che testa di merda che sei, Whitman. Sei una testa di merda. Vai, vai con loro, Lara. No! Fai come dicono. Dai mi pistolet. Спасибо. Brassa il granato. Пошла. In russo. Chi siete? Cosa volete da noi? Dove andate? Un fiorino. L'ha ammazzato con un cane, sì. Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Капа! Капа, Лара! Окружите! Окружите! Porca vacca! Bastardi sporcaccioni. Ah, sì, mi devo nascondere qua. Piano. Va bene, subito. Piano. Stai, ma posso... No, secondo me non li posso uccidere questi. Cioè, devo solo scappare. Cacchio. Allora? Ma chi cazzo è che spara, madonna? Oddio. Mettiamoci in un punto tranquillino. Mamma mia. Ma perché sono già arrivati sti stronzi? Questi sono ossi. Toccherà ucciderli quasi. Sono praticamente altri naufraghi. Li stanno seccando come i cani questi qui, questi giolani bastardi che sono a loro volta naufraghi, però più, diciamo, più antichi. No, no, voglio togliermi da questa situazione, raga. Ah! Niente. Devo infilarmi qua. Qua, 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 dai! Brava! Non far casino! M'ha visto, porca! Выходи давай! Лучше не зли меня! Я всех знаю!
Continua questo qua. Toh! Ho beccato anche il quicco, eh. Vacca puttana. Mike Tyson. Prendila, prendi! Il perché si è liberata, non lo so. Pam pam pam! Beh, ma scusa, ti ho sparato dei coglioni! Ammazzalo, ammazzalo! Ai! Ai, Lara! Oh! E vacco ca! Spettacolo! Spettacolo! E questa è l'iniziazione di Lara, eh sì! Oddio! Mamma mia, non me lo ricordavo questo. Questo pezzo, però ci sta alla grande Lara, cioè. Prova solo a immaginare che cacchio ti avrebbe fatto quel coglione. Bellissimo, pistola d'ordinanza, scarica, scarrellata, ottimo. Io direi, signori, che vi saluto, vi rimando al prossimo video, è stato molto bello. Mi sto divertendo un bel po'. Te sei morto male codo, mamma mia. Alla prossima, ragazzi, ciao a tutti, condividete e grazie per il seguito che date al canale.